Ma buongiorno a tutti, eccomi qua ragazze mie belle, sono ritornata con un vlog. È un bel po' che non faccio un vlog, stamattina così mi sono, ci ho pensato 2 secondi fa, ma dai dai, sì, faccio un vlog oggi, visto che mezza giornata sicuramente sto a casa, sono le 10 e un quarto, io sono sveglia già dalle 9, mi sono alzata, ho bevuto il mio primo bicchiere d'acqua, ho preso il caffè, ho bevuto il mio secondo bicchiere d'acqua, ho fatto colazione. Ho bevuto il mio terzo bicchiere d'acqua perché sto facendo in modo da bere molta acqua, quindi mi sono stabilita dei momenti in cui bere acqua. E niente, adesso ci mettiamo un po' a pulire, perché io 2 giorni a settimana mi dedico alla pulizia, oggi e domani si pulisce casa e quindi staremo un po' insieme in casa. Poi vabbè, devo pranzare, più tardi vado in palestra, vabbè, diciamo che cercherò di farvi vedere il più possibile della mia giornata, sperando comunque sempre che vi faccia piacere.
Eccomi qua, ragazze, sono tornata, la mattinata è passata, sono l'una e un quarto e io, come vedete dalla visuale, c'è la pentola elettrica accesa, mi sto preparando il pranzo, che sono le verdure prese dal minestrone che sto facendo cuocere, poi andrò a scolare, cioè andrò a buttarci il riso, 60 grammi di riso. E poi andrò a scolare e senza liquidi farò tipo un riso di verdure semifreddo, insomma lo farò un po' raffreddare perché così diciamo mi nutro, ecco, e mangio e tutto come si dice salutare. Ci ho buttato 150 grammi di verdure appunto dal minestrone, quindi togliendo l'acqua alla fine non è quasi niente. Poi ci ho aggiunto giusto un po' d'acqua e io le faccio cuocere con un cucchiaio di brodo granulare vegetale per farle insaporire. E poi appunto ci butto 60 grammi di riso, non aggiungo né olio né sale. Allora, come dicevo, la mattinata si è svolta tranquillamente. Come avete visto dai vari flame, ho pulito tutta questa area, che diciamo è l'area più grande della casa, appunto il salone. Mi sono pulita le finestre, dove ramazzi ho pulito le finestre, il frigorifero, ho tolto la polvere dappertutto, l'aspirapolvere a terra, non ho lavato a terra perché mia madre è passata lunedì, lei ogni volta a settimana passa ad aiutarmi perché io comunque, a parte la gravidanza, ma anche la malattia che ho avuto 2 anni fa, comunque mi ha messo ancora a terra, non è che sono ancora al 100%. Eccomi qua, dai, vi faccio vedere. E niente, quindi appunto tra un 20 minuti andrò a mangiare e niente, ci aggiorniamo dopo. Eccomi qua, ragazzi, questo è il riso che appunto ho cotto. Alla fine l'acqua non ce l'ho tolta perché si era talmente seccata che ne è rimasta poca, quindi adesso l'ho fatto un po' raffreddare e piano piano me lo sto gustando. È il giorno dopo rispetto a ieri. Ragazzi, chiedo scusa, non è più la giornata di ieri, ma il giorno dopo, oggi è venerdì, perché ieri, dopo io ho fatto l'ultima immagine che vi ho fatto vedere il pranzo, mi sono preparata per aspettare mio marito che andava in palestra. È venuto mio marito, siamo andati in palestra, poi siamo tornati, poi siamo andati a fare la spesa, poi ho preparato la cena. Mi si è proprio scollegato il cervello, non vi ho fatto vedere più niente. Quindi continuiamo un po' a fare anche oggi, giusto per non rendere il video troppo piccolo, troppo monotono. Appunto, oggi è il giorno dopo, sono le 9:25. Io sono sveglia da 10 minuti, infatti si vede dalla faccia. Ho bevuto il mio primo bicchiere d'acqua, ho bevuto il caffè. Tra un po' berrò il mio secondo bicchiere d'acqua e poi farò colazione. E poi la giornata si svolge così. Adesso pulisco la stanza da letto, poi intorno alle 11:30 deve venire il fisioterapista, poi continuerò a pulire, mangerò, aspetterò mio marito che viene dal lavoro, andiamo a fare la spesa, vabbè sì, andiamo in palestra, poi torniamo, con calma ci prepariamo, ci vestiamo e stasera usciamo. E quindi spero di non dimenticare di farvi vedere delle cose e niente.
Sono un attimo nella mia stanza, sono lunedì 10, diciamo, ho fatto la terapia, ho pulito la stanza da letto, adesso avevo rifatto il letto e mi ha bussato il corriere che mi ha portato un pacco da Sephora. Io sono carta gold, quindi ho diritto al mio compleanno a 30 euro di spesa, che scade entro i 2 mesi. Oggi è 20 maggio, scadeva il 6 giugno, quindi ho fatto l'ordine ieri e già è arrivato oggi. Beh, Sephora è eccezionale. E con i 30 euro di omaggio ho comprato due cose. Una costava 25 e una costava 6 euro, infatti ho pagato solo 1 euro. Questo è il pacchettino, proprio adesso è arrivato. E vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso due cose che mi servivano. Allora, la scatola, vabbè, questa qua. Ok, incartato con una carta, non mi hanno manco messo la busta, vabbè. Però vedo tanti campioncini. Sì, ok, tanta carta all'interno. Poi, allora. Vabbè, Giorgio Armani qua. Che cos'è? Acquistando, vabbè, acquistando una cosa di queste, vabbè, aiuti la natura. Vabbè. Poi, My Way Giorgio Armani, vabbè, quindi lo proviamo anche. Per femmina? Sì, penso sia per donna. C'è mia zia sotto chi urla, aspettate. Scusa, ma in questa villa non siamo stati mai tranquilli. Vabbè, quindi mi hanno messo un campioncino di appunto di questo My Way. Poi mi hanno messo un J'adore Eau de Parfum. Vabbè, che se non mi sbaglio, già ho fatto un ordine piccolino di recente perché ti davano una box con tanti prodotti belli gratuiti. Vabbè, feci l'ordine per comprare una cosa di 3-4 euro. Sapete che cosa mi hanno mandato come box piena di prodotti, dei campioncini? Due o tre campioncini, tra cui se non mi sbaglio due di questi. Vabbè, J'adore. Questi vabbè, io me li sto conservando e me li porto in vacanza che non prendono molto spazio. J'adore. Alien. Questo mi piace tantissimo, sono molto contenta. Da un lato, prima o poi me lo comprerò il grande perché è un profumo bellissimo. Sempre il campioncino. Ah, sempre per quanto riguarda Mugler, questo qua che si, vabbè, che si pigia, che a poco serve. E poi una detergente schiumogeno illuminante, vabbè, di Shiseido. Queste cose io me le metto da una parte, una pochettina e me li porto in vacanza. Ma veniamo a quello che ho preso. Allora, da quasi un anno, però sono periodi che lo uso sempre, periodi che non lo uso quasi mai, però adesso lo sto usando tutti i giorni, mi sto facendo una skincare routine da quasi una settimana e devo dire che mi trovo benissimo. Mi sta finendo questo prodotto, quindi l'ho preso con il buono. Sto parlando del Pure Plump H4 acido ialuronico di FaceD. Questa è la versione piccola, nel senso c'è la versione piccola, questa qua da 30 ml che costa 25 euro, poi c'è la versione da 50 ml che costa 39 euro, che conviene pure, col 20 conviene, però avevo 30 euro di buono, sinceramente non volevo spendere altri soldi, quindi ho detto vabbè, mi prendo la piccola, che comunque dura anche tantissimo la grande, quindi va bene così, e quindi me la sono presa. La grande da 50 ml mi sta quasi terminando e quindi appunto con il buono 25 euro ho preso questa piccola. E poi io uso sempre, specialmente in questo periodo, ma quasi tutto l'anno, no, beh, tutto l'anno io uso lo spray fissante per andare a fissare il trucco. Però nel periodo estivo, primaverile estivo, uso anche qualcosa di più di profumato. Più profumato,
E un anno scorso o 2 anni fa, non ricordo, provai quello di Mario Badescu verde. Adesso con i restanti 5 euro di buono che mi restavano del compleanno, ho preso la mini size di questo qua rosa, che sarebbe con aloe erba e acqua alle rose. Puoi provare anche un altro profumo. Questa è la versione più piccola, 59 ml, che appunto sul sito costa 6 euro. Quindi fate un po' il calcolo, 25 più 6, 31, ho dato solo 1 euro a Sephora e mi sono presa queste due cose con il buono del compleanno. Alla fine cose utili, cose che mi servono per comunque poi non spendere di tasca mia. E niente, continuiamo con il vlog. È l'ora del pranzo, sono l'1:30, il mio pranzo oggi sono questi fiocchi di latte della marca Lend dell'Eurospin, sono 200 grammi, con due panini così piccolini. I fiocchi di latte sono molto indicati per chi vuole comunque avere una sorta di regime alimentare, nel senso che io non ho regime alimentare, cerco di mangiare pulito. E oggi solo questo perché poi stasera andremo a mangiare fuori. E sicuramente si mangerà un pochino in più, nel senso penso mi farò un panino con qualcosa di più sostanzioso, quindi oggi ci manteniamo leggeri e poi andiamo anche in palestra, quindi non stravolgiamo tutto il piano. E niente ragazze, io direi di finire qui il vlog perché io lo edito piano piano il video, già siamo a 20 minuti. Alla fine vi ho fatto vedere un po' della giornata di ieri, un po' della giornata di oggi. Comunque da qui a stasera avrei filmato quasi poco niente perché adesso dopo mangiato mi devo preoccupare della cucina, mi aspetterò mio marito che tra 1 ora e mezza viene dal lavoro, andiamo in palestra, poi dovrò farmi lo shampoo, la doccia, quindi non è chissà alla fine quando vi farò vedere, quindi spero che comunque questo vlog un po' fatto così su 2 giorni vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, mi mettete un like, commentare, condividere sotto al box informazioni. Come al solito, vi lascio i link al mio Facebook, al mio Instagram. Attivate la campanella per non perdere più nessun mio video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Un bacione e alla prossima. Ciao.